Ragazzi, e ragazze, bello di qui sulla Foggiava 79. Oggi siamo qui con Gemini Canon. Esatto, amici, revival della Bandai, quindi non è la prima uscita ma è una ristampa. E beh, certo, è Canon. Tra l'altro poi molto famoso Canon, amici, lo sappiamo tutti, insomma tu lo sai. A me piace della canzone. Non inizia a farmi domande. No, quella lì, ma sei famosissima, dai Canon. Non ti... Amici, fa caldo, ti prego. Quando è che lui indossa l'armatura dorata? Vediamo, vediamo. Amici, oh, porca miseria, fa caldo. Mi rifiuto di rispondere anche di che colore c'è, capito? Amici, guarda. Mette l'armatura dorata praticamente nella saga di Ade. A me piace tantissimo Canon, comunque, pure il letto. Esatto, qui abbiamo la Galaxian Explosion. Dietro abbiamo, sì, e vedete, vabbè, i volti. Il totem, lui normale, diciamo così, con l'armatura in posa statica, e poi la parte opzionale che dovremmo trovare all'interno, ovvero diciamo così, l'effect part esatto della mossa. E com'è questa novità? Niente proprio di me, eh? Com'è questa novità? Ma non lo so, non lo so, non so qua, se sono sincero, non so se nel vecchio canon non c'era, perché non ce l'abbiamo. No, questo non è il totem. È la prima volta, cioè, non c'era. Non mai gli effetti. Vabbè, amici, questo poi era. Io non ricordo neanche come mi chiamo. Il box. Sono quasi sicura. Devo dire che nel box, amici, non so se lo notate, hanno fatto la. Come si chiama? L'involucro? L'involucro, la plastina? Leggermente. Forse leggermente più là, vedete, sì. Vedete qui, e quindi quando hanno messo lo scocciolo. Non è a filo, sì, no. Infatti si piega un po'. Va bene, amici, detto questo, apriamolo e vediamo il nostro Canon. Sti cavoli. Vabbè, l'importante è che il cavaliere. È perfettissimissimissimo. Assolutamente, lo apriamo, lo apriamo? Va bene, andiamo! Amici, primo blister, troviamo Canon, alcune parti dell'armatura, yes, come al solito, due copridorso delle mani, gli altri Bandai ha deciso di non metterli, solo due, quindi due, vabbè, due per parte naturalmente, due destri e due sinistri. Questo è il volto, naturalmente poi lo vedremo a blister aperto, giusto? Yes. Yes, ma più partecipa alla recensione, cioè se non ti va, vuoi anche no, dirlo. Se stai parlando insomma, tu, io sono educata, non parlo sopra. Certo, certo. Come fanno certe persone. Poi amici, certo, ho capito, certo. Faccio tutto da solo. Certo. Questo è il secondo blister. Che hai messo al contrario. Che ho messo al contrario. Attenzione. Quando voglio posso il bello della utile. Diretta, che poi non è diretta, perché. Quando lo voglio registriamo, posso essere quindi utile. Lo vedi, se parlo mi parli sopra. Cioè, che cosa ma utile, fa? Ma se ho preso tutto da solo.
Tanto vediamo, amici. Vabbè, bello, mi piace il gonnellino. Sì, assolutamente, l'elmo, naturalmente le parti del totem, ma direi che la parte poi più cicciotta è il terzo blister. Yes. Te lo do? Sì, ce la facciamo. Attenzione, blister in partenza dal 2003. Nel terzo blister, tanto abbiamo mosso tutto. Oh, vedi, ci sono i visi, le manucce. Esatto. Il mantellino e l'effetto del colpo. Esatto. E abbiamo detto che cos'è? Galaxia Explosion. Ok. E poi vabbè, se lo giri anche dietro c'è, ci sono le fiammelle del colpo, la potenza. Assolutamente. Solo che... Dici. Abbiamo visto nella scatola. Dici. Che... E quando Gannon insomma tiene in mano il colpo, attenzione, la sfera, attenzione. C'è un piedistallo che Bandai però non ha messo. Assolutamente no, amici. Praticamente lei ha visto, come avete visto anche voi all'inizio nel box, ha visto lo stand che tiene Gannon. E poi Gannon ha in mano il colpo. Però lei non ha percepito bene il tutto e ha creduto di aver visto altro. Detto questo, amici, pensate, amici, compatitemi, aiutate. No, guarda, c'è attaccata la cosa. Stai zitto. Va bene, poi glielo spiego, amici. Intanto chiudiamo e andiamo ad aprire il blister. Certo. Ecco il corpo tirato fuori dal blister. Spero che la luce renda questa volta. Che poi è sempre la stessa, perché lei non investe, come sapete, nel canale. Quindi, certo. Amici, siamo un po' così. Dico... E il viso è bello, mazza. Sì, si vede, io lo vedo sempre. Ammazzate, è bello. È tipo un po' come Aquarius, io lo vedo sempre sedere. Beh, perché lui, insomma, sapete la storia del buon Canon, che poi addirittura voleva sfruttare un dio, perché lui voleva sfruttare. Sì, Nettuno. Tiè! Oh, addirittura perché... attenzione, perché ho fatto fatica per. Amici! Nici Abemus Corpo Rigidum. Ah, guarda, Kagi Yuri. Eh sì, amici. Ammazza, bello rigido, bello, bello, bello. Oh, questo proprio faccio forza. Yuri Kagi che ha fatto. Amici, corpo, che ne pensi? Alle Olimpiadi del 94. Ma non ce ne frega niente di Yuri Kagi, stiamo parlando di Canon, attenzione. Ho visto il video. Ma ai nostri amici non interessa cosa vedi tu quando non facciamo i cavalieri, capisci? No, perché visto che ricordo, posso dare informazioni forse attendibili, che è già passato un giorno. Ma quindi possiamo parlare di Canon e ci dici cosa ne pensi e lo fai sapere anche ai nostri... Bello, mazza. Iscritti e non iscritti. Capelli mi piacciono. Allora, adesso ragazzi, sinceramente, se volete disiscrivervi dopo questo, io vi capisco, avete ragione. È normale. È normale. Però se vi no, perché lui si iscrivete. La cultura, lui dice, ma che calcio, pizza e mandolino. Allora ragazzi, perché sapete che c'è chi parla in corsivo, lei ragiona in corsivo. E quindi ma è un po', guarda, è un po' così. Torniamo a casa, è un po' così. Scurire. Allora. Dici, cavolo. Molto bello, facciamo vedere qualche pezzettino. Sarebbe ora, sono 5 minuti che siamo qua a far vedere solo Canon. Amici! Ah, scusate il breve taglio al video, questo è il gambale, amici, spero che ma si veda. Grande. Beh, quello di Gemini, com'è? Dico, infatti a me l'armatura di Gemini, però non fa impazzire, qui. Perché è una cifra massiccia. Bello il pettorale, guarda che i disegni, i riccioletti. Assolutamente, spero che dal video si veda, amici. Perché è oro su oro, non c'ha la sfumatura. Tutti i pezzi, naturalmente, amici, sono pitturati in maniera assolutamente egregia. C'è ricciolino anche sull'armatura. Però dal video non rende. Non l'hai visto? Lo so, però dal video non rende. Pensate come conosce lei i cavalieri dello Zodiaco, non sa neanche che. Sulla armatura c'è il ricciolo, amici. Ricciolo, ma io non mi ricordo neanche come mi chiamo, boh. Vabbè, amici, direi, però invece di vedere l'armatura di Gemini, vediamo le parti opzionali. Intanto vi faccio rivedere al volo il cavaliere. Prendiamo questo. Tanto, ragazzi, l'armatura di Gemini la conoscete, perché insomma, chi prende Canon di solito ha già saga. Questa è la prima parte, vedete molto bene, naturalmente, scusate, questa è gomma. Sì. Questo anche, ragazzi, è una, diciamo così, una plastica gommosa dura, non credo che si dica così, però va bene. Queste sono le parti, insomma, per fare la Galaxian Explosion. Carino, questa? La sfera, dico. Ma no, neanche tanto. No, magari è buona. Sì, diciamo che è buona. Amici, vi facciamo vedere un attimo i volti, Passiamo ai visi, come detto.
E c'è questo con mezzo sorriso. Sì, è strano vederlo. Anche con il mezzo sorriso. Esatto, bello però. No, ma Bandai, come hai detto, i visi si fa sempre belli. Il viso arrabbiato. Dentatura perfetta, amici, lui li lava tutte le mattine. Tutti hanno la dentatura perfetta, hai visto? A parte quelli che, diciamo, cattivi. Perché al grande tempo c'è un buon dentista. Questo è il viso action, amici. Avranno la mutua. Intanto abbiamo visto, scusate, le prime due puntate della terza stagione della serie animata, che prima era su Netflix, adesso va su Crunchyroll, o come si chiama il sito. E devo dire che un po' sono ripresi. Mazza che orecchie qua, amici, orecchie. A Roma si dice orecchie direttamente, però orecchie, l'orecchia. Sì, la vita a Roma, la grande metropoli, è frenetica, orecchie, è quanto ti ci vuole. Invece tu vedi, fai quante orecchie. Cioè, esatto, amici, guardate che bella la mano col dito trasparente, abbiamo sia la mano destra che naturalmente la mano sinistra col ditino dorato trasparente. Amici, questi erano i pezzi, io direi di non fare il totem per quanto... Ah, però aspettate, perché non vi abbiamo fatto vedere naturalmente il manuale e la scheda. Ah, vabbè, l'avevi fatto girare, poi lo vedrete come al solito. Un attimo, non riesco a tirare poi la scheda, ecco la scheda. Comunque lo vedranno prima, perché quando faccio i video lo monto prima. Lei non guarda neanche i video che monto, amici. Pensate, non guarda i Cavalieri, non guarda i video. Non guardi i video, non fa... però... Amici, ecco qua la scheda. Pensa quanta fiducia ripongo in te, mi fido del tuo lavoro. Ma certo, questa è la scheda che naturalmente va messo... E io, visto che tu rompi sempre per i coprimano, io rompo sempre che non hanno messo un quadernino, ok? Va bene, amici, detto questo, io direi di non fare il totem, tanto lo conosciamo, è Gemini, l'armatura di qua e là. Di qua di là è bellissimo, vi piace? Sì, è proprio. Perché è una spiegazione. Forza, questo è top, amici, non è per tutti di qua e di là, insomma, è come se l'allero. Sono cose, bravo, insomma, per se pochi. Volete capire, basta. Assolutamente, quindi dai. A buon intendito. Poche parole, montiamo il cavaliere. Yes! Eccoci! Amici, bellissimo. Sì. Nulla da dire, nessun difetto riscontrato, fortunatamente. Evviva! Esatto, il montaggio naturalmente è semplicissimo. Il cavaliere, spero che da qui renda bene, è bellissimo. Sì. Canon non merita sempre, amici, cosa vuoi dire su... Quello, sarà che proprio non piace il personaggio, quindi lo vedo bello. Oh. Però ecco, attenzione al rumorino, il fischio, non so, credo che sia, che sono io, scusate. No, no, l'armatura. L'armatura fischia, amici! Ragazzi, ci sta provando, l'armatura ci sta provando, questo è un chiaro richiamo, amici. C'è bisogno dell'intervento del grande Mu. C'è bisogno dell'armatura, esatto, amici, è la ruggine, è arrugginito un po'. Perché anche Canon, ragazzi, insomma, adesso ha qualche annetto, Mu. Che fissa, guarda come scricchia, amici, non sono io, no, giuro. No, credo che sia il mantello di acquaristo. Ah, ok. Sì, è il mantello. Tranquilli, ancora in ottima forma. Allora, amici, ve lo facciamo vedere alla fine anche con il colpo. Sì, lo trovate nella carellata. E nel frattempo abbiamo qui anche il nostro buon Gemini, anche se ha una base diversa. Quindi adesso risulta più alto, ma l'altezza, amici, è uguale. Insomma, per farvi vedere che l'armatura è proprio identica, quindi voglio dire... Oddio, no! Perché no? Non so, quella di Canon, diciamo, allora, la parte davanti del gonnellino sembra più scura. Allora, aspetta, vi faccio vedere una cosa, se ce la faccio con... un attimo. Allora, volevo farvi vedere la differenza di colorazione tra le cavigliere e la parte finale del gambale di Canon, che è questo qui sulla destra, e di Saga, che è questo sulla sinistra. Vedete, quelli di Saga sono più dorati, più uniformi, diciamo così, al gambale, mentre quelli di Canon cambiano leggermente colore. Sì, sono un po' più chiare. Esatto. E questa è una differenza. L'altra differenza sostanziale è questa, però un attimo che vi faccio vedere. L'altra differenza sostanziale... Sostanziale, esatto, amici, è praticamente l'elmo, in quanto quello di Gemini è più omogeneo all'armatura, più dorato, sì. Non so se si vede dal video, mentre questo qui risulta più scuro, più dorato. Il rame, cioè, esatto. Nel senso, come colorazione, quello di Gemini rimane tutto dorato,
Invece quello di Canon ha alcune parti con la sfumatura più verso ramato, sul ramato, va. Allora, diciamo che... E cambia anche la quel gonnellino. Sì, leggermente più scuro. Non so se si nota, però non di molto, amici. Stiamo parlando proprio di un... No, anche perché come potete vedere dalla foto, se no si vedeva tanto la differenza. Invece comunque vedete anche dal video si percepisce questa grande differenza. Si vede, c'è, cioè, però ecco, non è tantissimo. Non è tantissimo, insomma... No, a me piace di più, devo dire, invece quella di Canon, perché c'è più contrasto. Sì, c'è più contrasto. Cioè, si vedono più le rifiniture, va, perché essendoci il contrasto, invece quella di Gemini è tutta patta, quindi si nota di meno. Esatto, sono d'accordissimo. Amici, questo naturalmente è Gemini Revival, questo è Canon Revival, quindi abbiamo messo i due Revival a confronto. Abbiamo anche il Canon... della Banpresto, quello lì in borghese, lo vedremo in un prossimo video e casomai poi lo metteremo proprio vicino a Canon per far vedere, insomma, se come altezza siamo, insomma, lì. Sì, vediamo com'è quando è vestito come noi poveri mortali. Amici, detto questo, lasciamo la carrellata, oggi è il caldo, la carrellata stavo dicendo. Vabbè, per chi conosce Kunis e Dracobetti, insomma, amici, sapete di cosa parlo. Siamo vecchi. Dai, allora, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e condividete. Se non lo fate siete dei surplici. Sì. Assolutamente sì. Però una cosa, fammi dire una cosa di Aquarius. Dimmi. Avevo ragione io, la sfera del colpo va messa sulla basetta. Chicchi. Certo. Non posso puntualizzare questo, lo dice il manuale. Ah, comunque amici, per chi è interessato al gaming, ho aperto solo ed esclusivamente gaming, quindi non parliamo di action, non parliamo di altro, ma solo di videogiochi. Ho aperto anche il mio canale personale da poco, quindi se volete iscrivetevi anche al mio canale, cercatemi di Aquadis. Yes. Detto questo, carrellata finale e ci vediamo al prossimo video, perché dobbiamo fare, come detto, Canon e dobbiamo fare anche Bud Spencer e Terence Hill in Bambino e Trinità. Faremo tutto prima di Ferragosto, assolutamente sì. Ciao a tutti! Ciao!